Per l'ultimo saluto a Pierino Prati, la famiglia ha scelto un campo di calcio poco distante dalla sua abitazione, vicino alla casa di cura dove Prati aveva vissuto gli ultimi mesi della sua vita. L'ultimo applauso su un campo di calcio, proprio come i tanti applausi che Prati aveva raccolto durante la sua carriera, per i suoi gol che avevano fatto sognare i tifosi delle squadre dove aveva giocato. E sulla bara bianca c'erano le sciarpe delle sue squadre, anche due della Salernitana, perché Prati iniziò la sua esaltante carriera proprio a Salerno con una promozione in B. Ad Alzate Brianza c'erano diversi tifosi della squadra granata insieme a quelli di Roma e Milan. Tifosi della Salernitana che hanno voluto così salutare Pierino La Peste. C'erano i rappresentanti poi del Milan, Baresi e Filippo Galli, della Roma e diversi ex calciatori, non i suoi compagni di un tempo, molti dei quali rattristati per la scomparsa del grande attaccante. Sulla bara poi la maglia del Milan e della Nazionale. Tra gli omaggi floreali anche quelli di Telecolore e del Bello dello Sport. A fine celebrazione, il figlio di Pierino Prati, Cristiano, ha ricordato l'affetto del papà per la città di Salerno, dove Prati visse la sua prima esperienza nel calcio dei grandi. Condoglianze, arrivo da Salerno, emittente locale Telecolore, quello dello sport. Grazie. Condoglianze, sentite le condoglianze. Tu hai parlato bene di Salerno. Grazie mille. E di che partito? Lo so. Condoglianze, grazie.